la giunta comunale l'assessore al turismo Francesco Carrozzini e l'assessore alle attività produttive Antonio Garzia. Per la Regione Puglia l'assessore alle risorse alimentari Dario Stefano. Vi porto il saluto del sindaco che non è in sede e tutta l'amministrazione vi augura buona serata. Grazie e assessore a lei. Ma che dire, innanzitutto grazie alla città di Galatina per aver messo a disposizione questa vetrina splendida che fa da cornice straordinaria per un'ennesima dimostrazione di quanto il nostro vino può essere volano di sviluppo, ma può essere anche volano attrattivo. C'è sempre più gente, c'è sempre più turisti che tra le variabili di scelta inseriscono, oltre che a bel sole, al bel mare, a queste località di grande pregio, di grande tradizione storica, architettonica, ci inserisce anche ormai stabilmente il vino e l'enogastronomia. E questa scelta fa sì che la Puglia negli ultimi anni abbia registrato un trend assolutamente positivo, in crescita, in controtendenza al dato europeo. La Puglia cresce turisticamente e cresce perché la variabile agricola, questa nostra grande storia, riesce ad essere volano, riesce ad essere leva attrattiva, a far sì che la nostra proposta turistica sia meno imitabile rispetto al flusso turistico dai luoghi di mare, dalle marine, a questi luoghi splendidi, a questo centro storico straordinario. Io credo che sia stata una bella idea, anche se nata quasi per caso, quella di concludere l'edizione di Calici di Stelle 2011 qui a Galatina, avendo toccato luoghi altrettanto noti, Otranto per iniziare, Trani per continuare e questa sera qui. Io sono sicuro che la manifestazione stasera andrà bene, anche per la disponibilità e per l'accoglienza dimostrata dall'amministrazione comunale. Sono sicuro che andrà bene perché l'organizzazione del Movimento Turismo del Vino è un'organizzazione ormai collaudata, che riesce ad esprimere il meglio, soprattutto in manifestazioni come questa, che hanno la possibilità di svilupparsi su spazi larghi, su condizioni logistiche particolari. E quindi, diciamo, siccome Calici di Stelle è uno solo, diciamo, è l'originale, è questo, sono sicuro che anche questa serata vissuta a Galatina scriverà un'altra pagina di storia dei nostri vini e scriverà un'altra pagina di storia di questa stagione turistica che sta andando bene e che, nonostante la crisi, sta consegnando alla Puglia un altro re. I privati che hanno partecipato alla manifestazione, perché è stata resa possibile grazie agli sforzi, come sempre, della Regione Puglia, che ci segue da ben 13 anni, ma anche dall'amministrazione locale, dalla Camera di Commercio di Lecce e da alcuni privati di Galatina, che voglio ringraziare. Questa sera il Banco di Napoli, la Banca Popolare Pugliese, la Banca Carime, l'azienda Tundo, l'azienda Rubico e Mulino del Salentini. Grazie, un brindisi, tiriamo fuori i calici dalle tasche. Hai detto che avevo detto tutto, ma non è vero, mi ero dimenticato di notare che, come tutte le cose di successo, quest'anno casualmente è accaduto che Galatina sia andata agli onori della cronaca regionale e nazionale, perché ieri da qui la Puglia ha avviato e ha tagliato il nastro della vendemmia 2011 e quindi in questi due giorni Galatina ha recuperato un ruolo importante anche in fatto vitivinicolo, e questo per me è motivo di soddisfazione, ma credo sia motivo di soddisfazione soprattutto per i cittadini di Galatina, che questa sera insieme a questo luogo saranno una cornice strepitosa. Grazie, le forbici che fine hanno fatto? Eccole. Sì. No, scusa. Buon Calici di Stelle a tutti. Inizia la festa.
Scusino, loro da dove vengono? No, dalla Toscana e dal Veneto. Liguria numero 9. Avete già assaggiato il vino o no? No, sennò poi ci fanno la multa. Non puoi guidare. Non posso guidare, Salvatore. Purtroppo sono le 22:15 e Santa Caterina è già chiusa. Yeah.